ragazzi e bentornati nella mia cucina. La video lezione di oggi parlerà brevemente dell'Irlanda. Attenzione, parliamo dell'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda, quindi l'Eire, che è ben diversa, come abbiamo visto, dall'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord fa parte, come abbiamo già visto, ripeto, del Regno Unito. Viceversa, la Repubblica d'Irlanda è indipendente e ha tutta una serie di diversità rispetto al Regno Unito. Per esempio, si usa l'euro invece di usare la sterlina. Per esempio, la religione cattolica è più importante rispetto invece a quella anglicana protestante, che è più importante nel Regno Unito. Per esempio, si guida a sinistra, mentre nel Regno Unito si guida a destra, e così via, tutta una serie di altre cose. Guardiamo un po' quelli che sono i dati principali. Allora, l'Irlanda ha una superficie di poco superiore ai 70.000 km quadrati e ha una popolazione di circa 4 milioni e mezzo di abitanti. Come vedete dalla cartina, siamo a pagina 218, la Repubblica d'Irlanda occupa più o meno l'80% di tutta l'isola. Il restante 20%, come già detto, è costituito dall'Irlanda del Nord. L'Irlanda, di fatto, il territorio irlandese è di fatto quasi tutto collinare. Ci sono alcuni rilievi, ci sono alcune montagne, ma non sono particolarmente importanti, e ci sono anche naturalmente alcune depressioni, quindi alcune pianure. Ci sono anche alcune isole che fanno parte del territorio irlandese, sono poche, sono anche non particolarmente importanti. L'arcipelago, se così vogliamo chiamarlo, anche se sono pochissime isole, più importante di tutto il territorio è quello costituito dalle isole Aran. Per trovarle sulla cartina, andate più o meno nella zona centrale, opposto a Dublino. Dublino si trova nella parte est dell'isola, invece noi ci spostiamo a Galway, al largo anche di quella che è Galway Bay, nella parte occidentale, e lì davanti troviamo il piccolo arcipelago delle isole Aran, la più importante delle quali si chiama Inishmore. Ok? Ci sono dei fiumi, naturalmente non sono particolarmente importanti, questo si desume facilmente anche dal fatto che, come sapete, come vi ho detto prima, non ci sono delle particolari alture, quindi questo fa sì che non ci siano dei fiumi particolarmente impetuosi o con un corso d'acqua particolarmente lungo. Il fiume più lungo e più importante è lo Shannon. Lo Shannon attraversa di fatto tutta la Repubblica Irlandese per poi buttarsi nell'Oceano Atlantico. Ci sono poi tutta una serie di laghi che sono andati a crearsi nelle depressioni, no? Nelle parti più infossate, per così dire, del territorio irlandese. Anche qua non ci sono dei laghi particolarmente importanti. Guardiamo adesso in generale le città, la popolazione, eccetera, in pagina 219. Allora, vedete che la densità, già l'insita media naturalmente, dell'Irlanda è abbastanza bassa, siamo intorno ai 60-65 abitanti per chilometro quadrato. L'Italia, per capirci, siamo, lo sapete, intorno ai 200 abitanti per chilometro quadrato. La particolarità però della popolazione irlandese è ancora un'altra, cioè l'Irlanda è l'unico paese al mondo che oggi è meno popolato rispetto al 1800, cioè nel corso di 200 anni di storia in cui solitamente i paesi si sono ampliati a livello di popolazione, a livello democratico e quant'altro, l'Irlanda invece è l'unico che è meno popolato oggi rispetto a quanto non fosse, dicevo, nel 1800-1850. Come mai? Allora, una delle ragioni è sicuramente l'epidemia che ha colpito, l'epidemia, tutta una serie di carestie, epidemie, eccetera, che hanno colpito l'Irlanda nella metà del XIX secolo, quindi bene o male alla metà del 1800. E poi perché anche in seguito a queste carestie c'è stato uno spostamento molto importante sia verso il Regno Unito, la Gran Bretagna, sia verso poi le Americhe e il Nuovo Mondo. Quindi cosa è successo? Da una parte molte persone sono morte in seguito alle carestie, dall'altra molte persone sono spostate vicino, quindi nel Regno Unito, oppure lontano, cioè nelle Americhe. E quindi questo ha fatto sì che la popolazione appunto diminuisse fondamentalmente molto e fosse oggi inferiore rispetto, come dicevo, a 200 anni fa. Parlando di città, ci sono sostanzialmente tre città importanti in Irlanda. La prima è sicuramente Dublino, che è la capitale, siamo sulla costa est, più o meno al centro dell'isola, come vi dicevo. Dublino è una città che ospita poco più di 1 milione di abitanti. Dublino, città vichinga,
quindi una città che affonda le sue radici più o meno intorno al Novecento, più o meno all'anno 1000, importante anche perché viene attraversata da uno dei fiumi irlandesi che è il Liffey, che attraversa la città per poi andarsi a, a buttare nel mare adiacente, naturalmente. Nel mare d'Irlanda, scusatemi. Città più industriale di Dublino, forse ancora, è Cork. Cork lo troviamo nella parte meridionale dell'Irlanda, è una città importante perché ha un porto commerciale, ma turistico, ma soprattutto commerciale importante, e questo fa sì che abbia anche tutta una serie di stabilimenti industriali di indubbia importanza. Parliamo di una città comunque di poco più di 100.000 abitanti. E poi andando invece nella zona occidentale, come dicevo prima, abbiamo la città di Galway con la sua baia. Non è una città particolarmente popolata, ma è sicuramente la terza città più importante di tutta l'Irlanda. Poi ci sono altre realtà minori come Kilkenny o altre città, ma sono città molto piccole. Insomma, possiamo addirittura paragonarle ad alcune delle città piemontesi, se non addirittura italiane. Si viaggia bene sicuramente in Irlanda, nel senso che sia la rete stradale che quella ferroviaria, non abbiamo autostrade, capite che l'estensione del territorio non rende neanche necessaria un'autostrada, ma sia la rete stradale che poi quella ferroviaria, incentrate fondamentalmente su Dublino, si diramano a ventaglio praticamente verso il resto del territorio, il resto delle città, rendendo abbastanza semplice poi il raggiungimento di tutte le altre destinazioni. Il traffico aereo viene gestito anche qua, principalmente su Dublino, ma è abbastanza agile per così dire, e i trasporti marittimi sono importanti sia per quelle che sono le connessioni, i trasporti, il commercio, eccetera, con la Gran Bretagna, e poi che poi eventualmente anche tra le varie parti dell'Europa, dell'Irlanda, scusatemi. Su cosa si basa sostanzialmente l'economia irlandese? Beh, ovviamente l'occupazione nel primario è del tutto relativa, siamo intorno al 5% di occupati nel primario, ha una resa del PIL dell'1-2%. Molto più importante invece è l'industria, come dicevamo prima, gli stabilimenti industriali di Cork e anche di Dublino e anche di altre zone naturalmente, che rendono qualcosa come il 25% del PIL e occupano circa il 20% della popolazione. L'industria è soprattutto un'industria ad alta tecnologia, che è incentrata sulla produzione di energia per il paese. Siamo su un'isola, quindi nel momento in cui fossimo effettivamente dipendenti da altre zone, anche a livello di combustibili fossili, eccetera, insomma, questo metterebbe in difficoltà l'isola. È ovvio che l'isola dipende per alcune cose, in primis il petrolio, per dirne una, da altri paesi, ma riesce a produrre abbastanza energia per non essere così poi in debito. Questo perché riesce a concentrarsi anche sulla produzione di energie rinnovabili e così via. E poi, ovviamente, quello che la fa da padrone è il terziario. Il turismo funziona abbastanza bene, soprattutto nella zona centro-centro-sud di quello che è il paese, ma quello che riesce a sostenere davvero, oltre al commercio, naturalmente, l'economia irlandese è quello che riguarda la finanza e le banche, gli istituti di credito. Questo anche perché l'Irlanda, probabilmente lo sapete, riesce ad avere dei regimi di fiscali, quindi a livello di tasse, eccetera, molto convenienti, che riescono ad attirare all'interno del paese anche degli investitori, delle società, eccetera, straniere. Questo contribuisce naturalmente al terziario, si lega poi strettamente al commercio, alle volte può legarsi anche all'industria. Penso, per esempio, non so, all'industria agroalimentare, al ruolo che può avere la Guinness, no? Sull'economia irlandese, quindi riesce a far progredire anche in questo caso l'economia. Per l'Irlanda è tutto, buon lavoro!